Ciao a tutti da Angelo Fares, bentornati in questo nuovo video. Qui siamo sul mio canale e io sono un tecnico del suono e sound designer. Benissimo, bentornati in studio. Oggi torniamo con un video che manca da un po', che è la recensione di un plugin. Acustica Audio, in collaborazione con Salvatore Addeo, ha da poco fatto uscire due nuovi plugin, il Druma e il Voxat. Nel video di oggi vi presento il Voxat e fatemi sapere giù nei commenti se vi interessa un video anche sul Druma. Sono due plugin di una categoria che a me personalmente non fa impazzire particolarmente, che sono quei One Knob Plugin, ovvero grandi e grossi plugin con un solo pomellone dove tu non hai idea di che cosa succede all'interno, ma il tuo suono entra una merda e esce bellissimo. Perciò oggi siamo qui appunto a parlare del Voxat. È un plugin pensato per la voce, fatto in collaborazione con Salvatore Addeo. Io ci ho spippolato un attimino e ho un po' confermato quella che poteva essere la mia aspettativa, ovvero un plugin di qualità altissima, in piena linea acustica audio. Credo che non si possa discutere questa cosa. E in pieno stile Salvatore Addeo, che è particolarmente noto per i suoi mix in ambito urban, dà un tipo di slap sulla voce, a seconda del preset che usi, molto presente, ipercompresso, proprio tipico appunto della musica urban italiana in questo momento. Io direi di andare in sessione, ma prima ti chiedo di iscriverti al canale se ti piacciono i miei contenuti, se non è la prima volta che vedi un mio video. Per te è gratis, ma per me è il supporto più grande che mi puoi dare. Dopodiché giù in descrizione trovi un po' di robe. Trovi il mio Instagram, trovi il link affiliato a Amazon, in caso ti serva qualcosa e vuoi supportarmi ma non vuoi darmi soldi, puoi in qualche modo finanziarmi in modo indiretto tramite appunto il link di Amazon. Tu non paghi niente di più e io ricevo una... lo sai come funziona. E invece nel primo commento troverai il link al mio canale Telegram di offerte. Cazzo, quanto sono diventato un vero creator. Quindi adesso ciancio alle bande, andiamo in sessione e parliamo. Giusto, è tutto giusto, mi sto ancora orientando sul Mac, ragazzi, perdonatemi. Questo è come si presenta il plugin. Hai due sezioni principali, d'accordo? Hai una prima sezione di blind elaborazione, dove hai un input trim, un high pass, un pomellone del mix, un low pass e un output. Adesso mettiamo tutto a zero, che poi vi faccio sentire che cosa cambia tra una cosa e l'altra. 20.000, ok. E poi hai una sezione di parallele, d'accordo? Dove hai uno slider da 0 a 100, un off, un deep ed un in your face. Ora vi spiego tutto quanto, state tranquilli. Allora, io ho fatto un po' di test e posso già darvi delle conclusioni. Sono circa un'ora che sto giocando con questo plugin. Allora, vi faccio sentire un campione di voce femminile molto moderno, ok? Senza nessun tipo di elaborazione. Questo già suona bene, partiamo da un presupposto che questo già suona bene. Poi vi faccio sentire lo stesso lavoro fatto su invece una registrazione fatta al momento che è un po' più da merda. Allora, nel momento in cui lo apriamo, mettiamo il pomellone a zero. Ok, quindi adesso aumentiamo il pomellone del mix. Vediamo quando triggerà. All the pain they cause you lately. Just let I can tell you're hurting, baby. Sentite? Secondo me qua lui sta andando a fare un po' di cose. Allora, prima di tutto, secondo me è evidente che c'è un soft clip. Quindi c'è un limiter, un soft clipper che va a schiacciare i picchi. Poi comprime e poi equalizza con un disegno di questo tipo. Va a togliere un po' di basse, va ad aggiungere un po' di alte, secondo me, con una roba tipo uno shelf. Cioè, secondo me va a fare un po' questo lavoro qua. Va a fare un po' questo lavoro qua in modo dinamico, multibanda. Sicuramente Addeo l'avrà fatto dinamico e multibanda, non l'ha fatto statico. Dopodiché si può anche lasciare direttamente a 100 e lavorare con l'input trim. So take my hand and I'll show you how to forget qua. All the pain they cause you lately. Qua si sente... direttamente, cioè proprio si sente tanto il clipper. Vi abbasso. So take my hand and I'll show you how to forget all the pain they cause you lately. Qua sta clippando in modo just controllato. Entriamo nel mondo delle parallele adesso. FX, ok. C'è la prima parallela che è quella deep. Partiamo dal classic pop. Un po' scuro secondo me, ma questo si presenta su tutti i preset deep. All the pain they cause you lately. Just let it go and not say. Ok, quindi abbiamo due modi, o la deep o la in your face. La in your face, sentite che secondo me è veramente il game changer di questo plugin. Senza e gradualmente con. Su modern.
Just let it go and I'll take you. Urban Trap. I can tell you're hurting, baby. Molto bella quella su Urban Trap. So take my hand and I'll show you how to forget all the pain that caused you lately. Just let it go and I'll take you. Infine Vintage. I can tell you're hurting, molto baby. Telefonico sul Vintage. So take my andiamo hand a esagerare. And I'll show you how to forget all the pain that caused. Secondo me questo plugin, la morte sua, è veramente su un In Your Face a un 70-80% con la parallela aperta su Urban Trap. You how to forget all the pain that caused you lately. Questa roba è pronta. Gli dai un po' di riverbero e questa roba è pronta. Show you how to forget. Però è tutto bellissimo. Però a casa molti di voi non hanno mica questa qualità di suono, giusto? Benissimo, me ne rendo conto. Quindi siccome Farris Sound Design, Angelo Farris, è dal popolo per il popolo, lavoriamo su questa. Ve la faccio sentire. Questo sono io 10 minuti fa. È una prova, questa è una prova. Questa è una prova del Voxat. Questa è una prova, questa è una prova. Questa è una prova, questa è una prova. Questa è una prova del Voxat. Questa è una prova, questa è una prova. Questa è una prova, questa è una prova. Questa è una prova del Voxat. Sì, secondo me la Vintage su con la parallela 70, 60, 70, 80%. Vediamo le curve del degli equalizzatori. Allora, come test facciamo che vi metto un Pink Noise, ci mettiamo poi il Voxat, così ci studiamo un pochettino che cosa fa questo plugin Voxat, e poi ci mettiamo un Pro Q, ok, come analizzatore di spettro. Allora, andiamo ad analizzare un po' che cosa fa. Quindi, se aumento l'input trim, non aumenta il volume in out, ok. Se aumento il mix, aumenta il volume in modo leggermente più accentuato da questa parte qua. Vediamo le parallele. Deep. Allora, la deep lavora evidentemente qua sulle medio-basse. Vedete come c'è un aumento. Allora, abbasso il volume in modo da portare le medio-basse sulla linea gialla, in modo che voi possiate percepire visivamente che ci sono circa 3-4 dB di gain sulle medio-basse. Se invece vado su In Your Face. Ok. Così posso, se tolgo il mix, posso analizzare solo che cosa fa la parallela. Crea proprio un buco qui sulle 1000 Hz e abbassa radicalmente tutta la zona delle medie, in modo da togliermi il mascheramento sulle 2K, ha senso. Mi toglie il mascheramento su questa zona qua di frequenze, in modo che la chiarezza della voce possa uscire fuori, abbattendo però l'effetto mascheramento sulle medio-basse basse, in modo da non doverle sacrificare. Questa cosa è molto furba, è molto furba. In questo modo tu hai chiarezza, tieni le basse ma non perdi spettro. Equalizza per demascheramento. Questa è una cosa, bravo Addeo, bravo Addeo, equalizza per demascheramento. Che figata. Fa la stessa cosa su tutti i preset, sì. Poi il lavoro che fa è quello, non cambia da punto a punto. Bene, interessante. Questa è una lezione che ci portiamo a casa. Fa praticamente questo, secondo me. Fa una roba del genere. Fa una curva del genere. Interessante. Beh, torniamo a schermo intero. Ci portiamo a casa un po' di cose da questo video. Prima di tutto il fatto che Salvatore Addeo ne sa una più del diavolo. Due, ci portiamo a casa che l'Acoustic Audio ha fatto un plugin che io definirei cheat. Non so chi consigliarlo, nel senso che è un bellissimo plugin, però se sei un professionista non credo che ti serva questo genere di plugin. Se sei un neofita ti serve però cheaty, cioè cheaty, bari, non impari nulla. Perché io non credo che un ragazzo alle prime armi abbia voglia di aprire il plugin e vedere che cosa fa, che cosa non fa, come risponde la curva del pink noise, del white noise rispetto ai vari preset. Perché suona bene se gli tiro il collo e abbasso il volume del trim, benissimo, gli tiro il collo, abbasso il trim
e lo faccio andare. Secondo me è utile per chi mixa tanto e lo usa con un po' di cognizione di causa. So che fa questo, quindi lo sfrutto per questo aspetto, mi tolgo 20 minuti di lavoro a mix e lo inserisco in questo workflow qua. Però mi immagino anche che una persona di questo tipo abbia dei presettoni suoi, delle channel strip sue. È un bellissimo plugin. Sicuramente il mondo del mix moderno non è, secondo me, predisposto ancora a questo tipo di workflow, che però andranno sempre di più a inserirsi all'interno del panorama di mixing mondiale. Secondo me a naso comunque ci sta. In linea proprio equalizzatore, soft clipper, compressore, limiter o soft clipper, limiter, compressore, più probabile così, e saturatore parallelo, sicuro. E in parallelo, sulla parallel, equalizzatore e saturatore, sure. Bene, io spero che questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto. Dimmi cosa ne pensi di questo plugin, dimmi se già lo conoscevi, se avevi già buttato un occhio, dimmi se ho detto delle inesattezze, e ti prego, dimmi se ho detto delle inesattezze, perché l'ho aperto con voi per la prima volta, l'ho spippolato con voi, l'ho studiato con voi, alcune scene, non ti mento, le ho ripetute 2 o 3 volte perché mi rendevo conto che dicevo una cosa e poi però era sbagliata tecnicamente e quindi l'ho rifatta, cioè proprio a cuore aperto ve lo dico, quindi non buttiamo hating. Se ho sbagliato tecnicamente qualcosa fammelo notare nei commenti, pinno il commento, e iscriviti al canale, il supporto più grande che mi puoi dare, giù trovi il link al mio canale Telegram, al mio Instagram, vienimi a seguire ovunque, noi ci vediamo al prossimo video, bella!